pioggia non hanno fermato i fedeli di Diamante nei festeggiamenti della Santa Patrona dell'Immacolata Concezione. È mancata la tradizionale fiera dell'8 dicembre, infatti, maltempo e strade stranamente vuote l'hanno fatta da padrone, ma il richiamo di Maria Vergine ha attirato i tanti fedeli diamantesi nella Chiesa Madre dell'Immacolata Concezione in una solenne celebrazione eucaristica in cui sono stati ricordati i misteri della nascita di Gesù. La chiamata dell'Arcangelo Gabriele, la purezza di Maria nata senza peccato ed il suo irremovibile sì nell'accoglienza del Figlio di Dio. Subito dopo la fine della celebrazione, l'Immacolata è stata portata in processione per le vie di Diamante. Una festa, quella dell'Immacolata Concezione, che apre le porte al Natale e alla tradizione, riproponendo la Natività, con i primi mercatini natalizi, con l'installazione delle luminarie per le vie cittadine e con la decorazione degli alberi di Natale. Si entra in un periodo di pace e fibrillazione allo stesso tempo con l'arrivo della festività più attesa dell'anno. L'Immacolata Concezione è dunque una ricorrenza carica di speranza e gioia per l'avvicinarsi della venuta di Gesù bambino. Un giorno sacro che sottolinea l'umiltà di una giovane donna che nasce immacolata e che dona se stessa a Dio senza esitazione e senza ripensamenti. Una giovane donna da prendere come esempio che ha detto il suo sì per amore e che in questo sì Gesù si è incarnato.